Diritti umani e povertà. L'Europa dei giovani ne discute grazie all'iniziativa della cooperativa sociale Lo Spazio delle Idee, del Centro Informa Giovani e dell'Appunto Europe Direct del Comune di Roseto degli Abruzzi. Dalla 5 al 13 settembre 35 ragazzi e ragazze e 7 group leaders provenienti da diversi paesi membri dell'Unione Europea hanno dato vita a una serie di incontri ed incrocio d'esperienze nell'ambito del programma della Commissione Europea Gioventù in Azione e al progetto europeo European Young Citizen for Human Rights Promotion, giovani cittadini europei per la promozione dei diritti umani. A coordinare il tutto dunque il punto Europe Direct di Roseto, uno dei centri più attivi in Abruzzo, già oggetto di numerosi riconoscimenti a Bruxelles per le sue iniziative innovative. Una su tutte, la trasmissione in onda su Rete 8, Mille domande, una sola Europa. Il responsabile Giuseppe Ginoble. Vedere tanti giovani provenienti da diversi paesi europei confrontarsi su temi molto forti, molto sentiti dalla popolazione giovanile, è stato veramente un piacere enorme per me. Spesso le discussioni che abbiamo fatto e su alcuni temi specifici c'era bisogno, insomma, di un freno, altrimenti non sarebbero mai finite, insomma, un interesse molto forte, insomma, diritti umani e anche cittadinanza europea. Nello specifico che cosa avete fatto durante questa settimana? Sì, allora, innanzitutto abbiamo diviso in tre particolari settori, quindi diritti umani, cittadinanza europea e non ultimo, quest'anno essendo l'anno europeo della povertà e dell'esclusione sociale, non potevamo dimenticarci di questo aspetto, anche perché anche i poveri hanno dei diritti e quindi diciamo che stiamo a tema. E quindi abbiamo fatto i primi tre giorni dedicati soprattutto ai diritti umani, poi siamo passati sempre attraverso workshop, seminari, tavole rotonde, ma anche giochi e visite per le nostre tipicità, località. Insomma, abbiamo discusso e lavorato appunto su questi temi. Per quanto riguarda invece il tema della povertà, i giovani si sono misurati in una specifica esperienza attiva attraverso un presidio di gruppi diversi, un rappresentante per ciascun paese che presideranno i supermercati di Roseto e faranno una raccolta di beni di prima necessità in collaborazione con la Caritas e la Protezione Civile. E in questo progetto, oltre alla Caritas e la Protezione Civile, poi ci hanno assistito anche cooperative sociali che lavorano in particolare, insomma, settori dove c'è bisogno di tutelare tipo i minori, tipo persone disagiate, insomma, in questi interventi. Insomma. In prospettiva ha un progetto certamente da riproporre nei prossimi anni? Assolutamente sì, anche perché questa è un'opportunità di scambiarsi, di conoscersi, di non aver più paura dell'altro, perché la paura viene soprattutto dal fatto di non conoscere l'altro. C'è paura, per esempio in Italia adesso abbiamo la fobia dei rumeni. Questo è il secondo progetto che noi facciamo con questi ragazzi rumeni, questi sono i rumeni. Non sono quelli che ci dipingono quotidianamente, insomma, i mass media. I rumeni sono dei ragazzi fantastici che amano integrarsi anche e soprattutto con noi, con i giovani italiani e quindi con la popolazione italiana. E quindi bisogna conoscerle, le persone, bisogna conoscere le culture, confrontarsi per non avere più paure e quindi per costruire l'Europa veramente, insomma, ecco. Un progetto accolto con entusiasmo dall'amministrazione comunale di Roseto, che non ha solo messo a disposizione dei ragazzi tutti gli strumenti per una serena permanenza, ma ne ha anche approfittato per promuovere il territorio. Sindaco Franco Di Bonaventura, città di Roseto al centro dell'Europa con questa interessantissima iniziativa che ha portato qui i giovani veramente provenienti da tutto il vecchio continente. Sì, lo facciamo con convinzione grazie al Punto Europa che opera e integra l'attività dell'azione amministrativa, ma ci piace sottolineare che è una città dove ha fatto dell'accoglienza, della solidarietà e della anche integrazione un punto di forza. Credo che questo sia un modo serio di operare quotidianamente a favore dello scetticismo
europeo che in qualche posto qui e lì purtroppo non è mai sopito. Ecco, io credo che qui ci sia la prova forte che i giovani possono viaggiare, debbono viaggiare, devono assolutamente trovare opportunità, mutuare le proprie esperienze e soprattutto conoscere la cultura dell'altro. Questo aiuta ad essere più europeisti, aiuta una città a crescere, aiuta la municipalità, l'Europa dei comuni, è il caso proprio di dirlo, perché dai comuni può nascere questa spinta contro gli euroscettici che sono sempre in agguato. La presenza del punto Europa è stata di stimolo per questa iniziativa, uno scambio frequente peraltro a Roseto con la presenza di decine di giovani europei per cercare di creare quella coscienza europea che è ancora tutta da fare. L'Europa c'è, ma gli europei vanno ancora educati alla cittadinanza, a sentirsi cittadini europei, e quindi la presenza di questi giovani è quanto mai importante. Altrettanto importante è la riflessione sui diritti umani. I diritti umani declamati per la prima volta nel 1789, recepiti poi nel 1948 nella Carta dell'ONU, ahimè in molte parti del mondo sono ancora disattesi, e quindi fa sempre bene ricordarli ai nostri giovani. Fattiva la collaborazione anche da parte di altre associazioni come la Caritas, la Cooperativa I Colori, la Cooperativa Sociale I Girasoli, l'Ambasciata ai Diritti di Macerata, l'Associazione Culturale Progettarte di Modena. Ma eccoli i giovani cittadini europei, i loro volti e soprattutto le loro idee, i loro pensieri. Victoria dalla Lettonia. Questa è la seconda volta che vengo in Italia, è la prima volta sono venuta lo stesso per uno scambio, e ho potuto constatare che gli italiani sono molto interessati ai diritti umani. In generale comunque dell'Italia pensa che è un paese bellissimo, lei lo ama, e poi ama anche gli italiani perché ritiene che siamo persone aperte mentalmente e anche molto gentili nei confronti degli altri. Cotrina dalla Lituania ci rivela quali sono gli argomenti che hanno attirato maggiore attenzione. È importante per lei parlare dei diritti umani perché la sua organizzazione, che è l'organizzazione dei giovani liberali lituani, ha proprio a cuore questo tipo di argomenti, che questo tipo di argomento che è appunto i diritti umani. In your country, at the moment, what is the situation? Per quanto riguarda la situazione in Lituania, non è così brutta, diciamo, rispetto a prima. Qualcosa è cambiato, anche se continuano ad avere problemi di razzismo, di xenofobia, anche di povertà. E per questo motivo è bene parlare di questo tipo di argomenti, perché si può fare di più per migliorare la situazione anche nel suo paese. Il giovane Cemek dalla Polonia dà una breve testimonianza invece del rapporto di collaborazione tra la sua associazione e lo Spazio delle Idee. Sono molto contento della collaborazione tra le associazioni Cuore e Mente, che è appunto l'associazione polacca di cui Cemek è rappresentante, e la cooperativa Lo Spazio delle Idee. Abbiamo fatto altre collaborazioni, sicuramente le più rilevanti sono i due scambi, quello che abbiamo fatto in Polonia, a Toruń, nella loro città, e per loro è un grande piacere essere tornati qui, in quanto abbiamo anche stretto, oltre a una solida collaborazione, anche una forte amicizia. Poi per lui venire qui a discutere di diritti umani, lui in quanto anche avvocato, venire qui a discutere di diritti umani è sicuramente una grande opportunità ed un grande piacere. Testimonianza a parte quella di Diana dalla Romania, il suo paese ma soprattutto i suoi connazionali spesso al centro di vicende di cronaca, e non ultima la piaga dell'espulsione dei Rom dalla Francia. Sicuramente quello che sta succedendo in Francia è chiaramente una violazione dei diritti umani. Per quanto riguarda la comunità Rom in Romania, probabilmente queste persone si sono spostate verso l'Europa occidentale anche per trovare lavoro, per trovare migliori condizioni di vita, anche se molti di loro comunque continuano a commettere dei crimini. Tuttavia però quello che sta succedendo è comunque una violazione dei diritti umani, perché la Francia in questo momento li sta buttando fuori dai propri territori perché hanno questi campi illegali, però giustamente non avendo un lavoro, essendo anche nomadi, non avendo quindi una fissa dimora, come possono vivere? Cioè in quale altro modo loro possono vivere? E la cosa che magari disturba, diciamo, la Romania in questo momento è il fatto che la Francia in precedenza li ha spesso e volentieri rimproverati, tra virgolette, perché non sono riusciti ad integrare la comunità Rom all'interno dello Stato romeno. Ma quello che sta accadendo in Francia adesso è in realtà quello che è accaduto in Romania, e quindi diciamo che è un po', come dire, tra virgolette, che è il bue che dice cornuto all'asino in questo caso.
Discorso particolare per la Gran Bretagna, paese simbolo dell'euroscetticismo, anche se soprattutto tra i giovani sta prendendo a piede sempre più la cultura europeista. Carol, what does think English youth about integration in Europe? Giovani inglesi, è un po' strano pensare all'Europa, a pensarsi europei, perché prima di tutto loro si sentono inglesi, loro percepiscono l'Europa come una terra straniera. Infatti si sentono molto più vicini a tutti quei paesi che parlano comunque la lingua inglese. Ed è per questo motivo che il loro gruppo è qui per provare a superare, diciamo, questa sorta di limite che gli inglesi hanno, cioè quello di vedere l'Europa come una terra straniera, di non sentirsi perfettamente diciamo, parte della famiglia Europa, e di conseguenza hanno cercato appunto di venire qui e provare a diciamo, aprire la loro mente, provare a sentirsi un po' più europei. Da Roseto degli Abruzzi, Italia, Vittoria Gasteiz, Spagna, nella capitale dei Paesi Baschi, per un altro progetto di interscambio, proprio lì dove la cultura separatista è ancora molto forte, si andrà a promuovere l'importanza dell'Europa unita. La giovane Esti, intanto, ci racconta com'è nato questo stretto rapporto di collaborazione con i giovani di Roseto. Per lei è comunque un piacere lavorare insieme a noi, anche perché ha potuto capire che gli spagnoli e gli italiani si sa benissimo che hanno bene o male la stessa cultura, abbiamo quasi la stessa lingua, abbiamo la stessa, una cultura molto simile, e per lei è molto bello continuare a collaborare con noi ed essere comunque a intrattenere rapporti di amicizia con ragazzi italiani.